Un'azienda che nel tempo si è più dedicata a realizzare prodotti per delle grandi realtà, fossero esse distributori commercianti, sia nel mondo del tradizionale che nel mondo anche della grande distribuzione, e anche prodotti B2B, quindi a nome del cliente, che il cliente può essere anche un grandissimo, dei grandissimi marchi della produzione. Questo è un tipo di business che va bene, può dare molto all'azienda Fit, ma nel medio e lungo termine questo può non bastare più. Quindi abbiamo deciso di affiancare a tutto questo una strategia dove portare avanti prodotti a marchio nostro, dove quindi far emergere il marchio Fit, e sicuramente il connotato, uno dei connotati più importanti di questi prodotti e delle modalità anche di approccio nostro al mercato sono quelli dell'innovazione. Yo-Yo è un'espressione di una scelta strategica di fondo che nasce da una vision sviluppata nel corso del 2015, con la quale abbiamo deciso con i miei principali manager di intraprendere un percorso che avrà dei risultati di medio e lungo termine. Nel mondo del garden, il nuovo corso di Fit si legge tramite Yo-Yo. Fit è una realtà che si orienta nelle soluzioni per il trasporto di fluidi più in generale, quindi noi abbiamo tre divisioni, una legata al mondo del garden, una dell'industrial e una del mondo building, come accennavamo prima. In ognuna di queste divisioni abbiamo, quindi mercati, abbiamo portato dei prodotti innovativi a marchio nostro. Quindi se uno potesse vedere l'azienda nel modo più completo, capirebbe che il nuovo corso si è già esplicitato con diversi prodotti e con modalità anche nuove, cioè di portare prodotti innovativi a marchio nostro nelle varie aree e mercati di riferimento. Per tornare alla sua domanda, nel mercato garden sicuramente Yo-Yo porta, è ambasciatore di questo nuovo corso, ma ci saranno presto altre innovazioni su cui già stiamo lavorando. Chiaramente abbiamo un'area R&D di 30 ingegneri con cui abbiamo l'accordo legato alla nuova vision che le innovazioni di Fit, a differenza del passato, devono essere occasionali ma sistematiche. Questo è il cambio grosso della vision, perché va bene essere innovativi ogni 5 anni quando capita, un'altra cosa è creare un'organizzazione dove un'area brand communication continua a osservare l'utilizzatore finale, come si comporta e quali sono i suoi bisogni, e passare questo tipo di necessità all'area R&D che sviluppa prodotti. È un processo che abbiamo lanciato e i frutti li raccoglieremo nel tempo e li raccoglieranno anche le persone che verranno anche dopo di noi, perché quello che c'è dietro alla scelta anche di un brand è un'ottica di medio e lungo termine. Quindi lasciare a chi verrà dopo di noi, a livello di proprietà, di collaboratori, di territorio su cui vive e insiste Fit, è qualcosa, un valore che rimane nel tempo. Delle differenze dal punto di vista dell'accettazione della novità, quindi al di là di Yo-Yo, che ha delle caratteristiche interessanti per tutti, in questi paesi stessi almeno, e non solo, e ci sono dei paesi come la Francia e anche l'Italia in cui magari le persone sono più aperte alle novità e quindi tendono a buttarsi, a provarle, e poi mercati un po' più conservativi come la Germania e l'UK, in cui c'è più un legame storico, anche perché ci sono dei casi un po' in questi paesi di brand molto affermati, un po' i brand affermati storici nativi di questi paesi, abbinati comunque a una mentalità un po' conservativa di essere sicuri prima di fare un passo, e quindi la diversità la vediamo nell'approccio verso le novità. Dobbiamo sicuramente fare una distinzione tra i paesi dell'Europa un po' occidentale, come Italia, Francia, Germania, UK e anche Spagna, già vediamo delle prime sofferenze, ma in questi paesi il prezzo è lo stesso come deve essere, e non vediamo problemi
limitazione della citazione del nuovo prodotto per motivi di livello di prezzo. Quando invece ci spostiamo nei paesi dell'Est Europa, come Romania, Polonia, Russia in particolare, e sicuramente i livelli di prezzo di prodotti un po' che hanno caratteristiche particolari come io diventano un po' difficili da essere accettati, perché la capacità di spesa di questi paesi è sicuramente più limitata. La distribuzione ha molte volte degli spazi che permettono un certo tipo di forme di attivazione del punto vendita, e, per esempio appunto gli spazi, quindi misure proporzionali, strumenti di tool di telemarketing, anche per motivi di conformazione della nostra penisola è difficile anche per la grande distribuzione trovare dei format ideali appunto per questa conformazione. Proprio ci sono delle trasformazioni come anche quelle dei Vico Center in Luang Malen, aiuteranno ad avere dei format diversi anche per Luang Malen, essere presenti anche in modo più capillare, ma sicuramente la conformazione spinge nella direzione di continuare a dare forza anche al modo tradizionale, a mio avviso. Sicuramente in una nazione come anche l'Italia i player di riferimento per essere davvero significativi, rilevanti e forti non dovrebbero essere più di alcuni. Potrebbe essere un numero intorno a 4-5 quelli davvero rilevanti, non possono essere tantissimi, e dopo ce ne possono essere di minori, ma quindi probabilmente qualche altro scossone potrebbe verificarsi. Nell'ambito del tradizionale ci punta di più a quello che è poi la forza del tradizionale, che per me è molto anche favorevole e importante, e che alla GDO spesso manca, il rapporto diretto umano, e quindi c'è una filiera fiduciaria, nel senso che il consumatore di zona di un piccolo paese, come ce ne sono tanti in Italia, ha fiducia del ferramenta di paese, la ferramenta di paese ha fiducia del suo distributore di prodotti, perché sa che quello che gli dà e nelle modalità che gli dà hanno un certo tipo di qualità, e il distributore ha fiducia della produttrice, in questo caso allora entra in campo FIT. Domanda difficile sicuramente. Negli ultimi anni, dopo la crisi, abbiamo visto un riequilibrarsi dei due canali, e dove comunque entrambi hanno la loro importanza, però sicuramente non abbiamo visto quel declino che qualche anno fa qualcuno aveva paventato per il canale tradizionale, che in realtà continua a essere il più importante in Italia, e anche inserendo questo canale delle modalità di approccio anche nuove, si sta quasi ricrescendo invece che perdere posizioni. Siamo presenti come FIT anche nel mondo delle rivendite edili con altri prodotti, quindi vediamo un Bricoman che si prende lo spazio più di questo tipo di canale di vendita piuttosto che quello delle ferramenta, un po' di quello, un po' dell'altro, ma comunque c'è una crescita. Le insegne italiane hanno sicuramente il numero di punti vendita penso che sia più o meno stabile in questi ultimi anni, e sicuramente devono trovare un assestamento nuovo, perché molte hanno avuto in questi anni anche problemi finanziari, quindi andrà trovato un nuovo ordine, e non pensiamo che nei prossimi 3-5 anni ci sia una rivoluzione, so che ci sono grossisti importanti nel mondo del tradizionale che stanno attrezzando con nuove modalità che gli permetteranno di avere successo anche nel prossimo futuro, e quindi questo motivo per dire che il tradizionale continuerà ad avere un peso rilevante come canale di vendita. Parimenti ci sono insegne che hanno uno sviluppo nella GDO è importante, altre che magari soffrono, però l'equilibrio tra i due canali nei prossimi 3-5 anni non penso che subirà grandissimi cambiamenti, quindi rimarrà probabilmente questo tipo di equilibrio che vediamo oggi. Che assomiglia molto a quella della ferramenta. Sicuramente qui abbiamo visto un processo negli ultimi anni, dopo la crisi, deciso, nel senso che fino al 2007-2008 la rivendita edile era orientata al professionista, quindi all'impresa edile, meno stradale, ma edile sicuramente. Negli anni ha pensato di diversificare e ha fatto diventare il punto vendita un po' come la ferramenta, e quindi è molto orientata non tanto solo al professionale, ma che ha aperto le porte molto a un pubblico che è quello anche del privato, e che normalmente andava e va dalla ferramenta, quindi con
con degli spazi sempre più organizzati all'interno degli eventi aerei, anche più belli, e dove c'è più il concetto del libero servizio, e con parete anche attrezzate, dove anche produttori rilevanti hanno colto l'opportunità per creare delle pareti bene assortiti, assortite e molto comunicative, con fatturati che arrivano anche al 20-30%, o in alcuni casi anche di più, appunto di fatturato orientato al privato e non più al professionale, quindi volendo un competitor in più anche per la ferramenta, anche perché, come dicevamo prima, ha una capillarità similare, quindi è sicuramente nel suo territorio diventato un competitor della ferramenta.